Una notte bianca, una festa per tutta la città, quella andata in scena il 30 settembre all'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli per festeggiare la chiusura della Settimana della Scienza e della Ricerca. 25 gli stand allestiti lungo i viali dell'ospedale e in cui clinici, chirurghi, ricercatori, infermieri hanno dimostrato a grandi e bambini le attività che si svolgono all'interno del grande polo oncologico del Mezzogiorno. Scopo della Settimana della Scienza, ha sottolineato il direttore scientifico dell'Istituto, Alfredo Budillon, è consolidare ed estendere il rapporto con la città e la regione e rendere sempre più trasparente, comprensibile e condivisa l'attività di ricerca che si svolge all'interno della struttura a beneficio dei pazienti oncologici. Noi crediamo che attraverso questi alleati riusciamo a veicolare meglio e di più un'informazione corretta, riusciamo a essere maggiormente trasparenti su che cos'è la ricerca, e questo per noi è molto importante, perché senza condivisione, senza che i cittadini capiscano fino in fondo che cos'è la ricerca, noi perdiamo sicuramente un pezzo del lavoro prezioso che facciamo ogni giorno. Prima della festa, incontro con i vertici dell'Istituto e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Al tavolo dei relatori anche Maurizio Di Mauro. La ricerca è tutto, la ricerca ci consente oggi di poter avere speranze per debellare questa terribile malattia che è il tumore. Siamo in un istituto che è tra i più importanti che esistono in Europa, per cui qui si concentra gran parte dell'attività di ricerca, quindi una serata che tra l'altro servirà proprio a far capire il lavoro che si fa. E noi stiamo qui proprio per fare questo, per dire alla gente di avere fiducia in questa sanità, nella sanità della nostra regione, perché nella nostra regione si fa tanta bella sanità, quindi una serata in allegria, ma anche una serata per poter pensare e per poter trasmettere speranza.